Buon appetito! Ciao amici, mi chiamo Olga e voi siete sul mio canale. A me piace mangiare così. Oggi una ricetta super e super buona, ricetta emiliana, cannelloni. Cannelloni saranno ripieni di ricotta con mortadella e parmigiano sul sugo di pomodoro e sopra morbida besciamella. Non perdiamo tempo, cominciamo. Vorrei dire una cosa, io uso questa marca di cannelloni, non è pubblicità perché io sul blog non ce l'ho pubblicità. Perché le uso perché mi trovo molto bene, non devo fare precuocere, non devo fare niente, devo solo riempire e procedere. Allora, prepariamo besciamella. Prendiamo il burro. Grammi. Io metto burro e cominciamo a fondere. A questo punto prendiamo la farina. Io ho preso solo 35 grammi perché le voglio besciamella un po' più fluida e così un colpo e cominciamo a mescolare un po' di latte freddo e ancora e mescolare, sempre mescolare, un po' scomodo ma ce la facciamo, ecco così. Mescolare per bene ancora il latte e ancora mescoliamo per bene che non vengano grumi. Così. E ancora latte. E ancora A questo punto mescoliamo. Metto un po' di sale, un pizzico. E comincio a grattare noce moscata. Noce moscata come pievessi, mi piace il profumo di noce moscata. Ecco, così. Mescoliamo sempre, sempre Adesso io energeticamente. proprio sento che comincia a essere più, ecco, diventare crema, diventare besciamella. Sempre girare così non vengono grumi. Quasi pronto, comunque è passato un minuto. Cioè, a questo punto mia besciamella pronta. Lei è così lenta. Come valeva io? Io ho fatto 600 grammi di latte per 40 grammi di burro e 35 grammi di farina. Classica besciamella si fa 1 litro di latte, 100 grammi di burro e 100 grammi di farina. E io ho fatto a modo mio perché a me non mi piace molto pesante, mi piace quando così sciolta. A questo punto mia besciamella pronta. Trasferisco in un altro piatto. Ho provato, metto ancora un po' di noce moscata e un pizzico ancora di sale e faccio mescolare per bene e lascio raffreddare. Per non fare crosticina sopra le metto così. Attaccato proprio un po' di celofano, ecco così. E facciamo sugo di Allora pomodoro. facciamo sugo. Prendiamo olio extravergine di oliva, un goccio, poi mettiamo l'aglio, imbiondire. Allora, prendiamo aglio e buttiamo via, non serve più. Poi prendo metà di questa bottiglia di sugo,
faccio sugo di passata di classica normale. Anche qua mettiamo un po' di sale. Poi odore io non metto perché mortadella è già molto saporita e io non voglio mischiare tanti sapori, qua non ci sta. Cioè, va bene noce moscata e va bene così. Mettiamo un po' di acqua bollente, così, per diventare il nostro sughetto più fluido. E aspettiamo quando va via tutto questo liquido. Vieni sugo. Pronto. Sugo pronto. Spengo. E andiamo a preparare mortadella e ricotta. Allora, io ho preso ricotta di pecora, questa ricotta di Amatrice. Prendo 600 grammi, poi non lo so se rimani e poi faccio ancora qualcosa. Prendo, trito tutto. Ecco, così voi vedete bene. Poi mettiamo ricotta. Per iniziare metto metà di ricotta, poi prendo mortadella. Io ho preso 150 grammi, non metto tutto. Adesso metto 100 grammi, più o meno, così. E poi vediamo. Adesso devo tritare e voglio vedere se trita bene insieme con ricotta subito. Chiudo. Provo, va bene. Allora metto 100 grammi di parmigiana per 600 grammi di ricotta. Ricotta di pecora si può fare misto. Prendete ricotta buona e anche mortadella buona, perché sennò metto anche un po' di sale, anche se ce l'abbiamo parmigiana, per questo mettete poco sale, un po' di pepe nero e ancora un po' di noce moscata, questa volta già grattugiato. Chiudiamo tutto e tritiamo. Meraviglioso. Me basta così, basta sale, basta pepe, basta noce moscata, mortadella, tutti 150 grammi, andate dentro di 600 grammi di ricotta. Nostra farcia pronta. Prendiamo forma, io per due persone prendo così piccolina, poi altri li faccio, posso mettere in freezer. Allora prendo carta da forno, vado a bagnare bene bene, accuratamente. Carta strizzata bene, mettiamo così e lei sta bene qua e noi possiamo lavorare bene con questa carta così. Poi prendo sac à poche, metto un bicchiere così. Poi voi potete comprare questi, sono tanti adesso vendono, ma chi non vuole comprare si può prendere anche un sacchetto, comprare solo così una così o fare buco e provare a mettere dentro. Allora mettiamo dentro sac à poche nostra crema di mortadella. Forno già pronto a 180 gradi. Mettiamo sugo di pomodoro sotto. Così. Poi prendiamo cannellone e cominciamo a riempire con nostra crema di mortadella. Ecco qua, poi guardiamo se c'è qua qualcosa da riempire ancora. Pronto. E mettiamo sopra pomodoro, così. Prendiamo ancora uno. E facciamo il cannellone, il metto sac à poche
con beccuccio dentro. Io faccio esprimere mia spuma di mortadella, ecco che sta arrivando qua. Guardate, pronto, prossimo. Prendiamo prossimo e riempiamo di ricotta con mortadella. È buonissimo, ragazze. Allora, riuscite a fare 16 cannelloni pieni. E potete immaginare, non è rimasto niente di ricotta, perciò 600 grammi andavano bene. Perfetto. Adesso ultima mela, Mossa. già raffreddata, mettiamo un po' così. Vedete che aveva ragione, che quando è diventata fredda non è fluida così come era. Perciò dose mie andavano benissimo. E mettiamo qua sopra. Metto tutta besciamella, tutta besciamella, chiudo tutto così, così. Allora, sopra le ho messo un po' di pomodoro che mi è rimasto. Se rimane un po' di più, potevo fare di più un po'. Guardate voi dose che fate. Adesso sopra io gratto un po' di parmigiano. Non voglio tanto, perché è già caricato troppo questo piatto qua. Mettiamo un po' per fare crosticina. Poi in angoli li metto un po' di latte freddo, poco poco, perché ho paura se rimani secco lì. Angolini sempre. Un po', così. Proprio poco poco. Prendo carta stagnola, carta da forno e metto con carta da forno giù, che tocca carta da forno, non stagnola. Chiudo così e metto il forno per 40 minuti, poi apro e faccio crosticina. Ci vediamo fra un'ora. Ecco, mio piatto pronto, passato quasi un'ora, 40 minuti 180 gradi ventilato, e dopodiché ho tolto la carta e tenuto ancora 15 minuti sotto grill, quasi 200 gradi, 190. Guardate voi, perché ogni forno fa a modo suo. Ecco, amici. Buon appetito! Amici, se vi è piaciuta la mia ricetta, dito su, mettete like, per favore, a voi non è difficile, a me fa molto e molto piacere. Scriveteci sul mio canale, iscrizione gratis, fate domande e io rispondo volentieri. A io per oggi vi dico arrivederci e alla prossima ricetta. Ciao!